Ragazzi e ragazze, è tornato il format più dimenticato sul mio canale, il Fuck con the Dead. Quindi detto questo, bentornati sul mio canale e come sempre, o meno come ogni tanto, risponderò alle vostre domande che mi avete fatto nel video precedente del FAQ, il FAQ numero 5. Oramai siamo arrivati al sesto e colgo l'occasione per ricordarvi di farmi delle domande qua sotto che proseguiranno nel prossimo episodio. E in questo risponderò, come ho già detto, alle domande che mi avete fatto in quello precedente. Quindi cominciamo subito. Prima domanda me la fa Auraboy5654. Picchiaduro preferito? I miei due picchiaduro preferiti sono Tekken e Mortal Kombat. È una risposta difficile perché ce ne sono veramente tanti. Sicuramente tra i miei preferiti c'è la saga di Street Fighter, è quella che ho giocato di più. Giocai il 2 in sala giochi, giocai moltissimo il periodo Alpha su PlayStation 1, avevo amato tantissimo le versioni EX create dalla Arika, ho amato tantissimo i vari spin-off che sono usciti della saga come Puzzle Fighter o Pocket Fighters, un po' arcade, un po' PlayStation. Sicuramente, ecco, Street Fighter è la mia saga preferita, però amo anche tantissimo, ad esempio, sempre su PlayStation, Bloody Roar, una saga che ho giocato tantissimo e che adoro veramente un sacco il concept di queste trasformazioni animali. Adoro moltissimo ovviamente tanti titoli su Neo Geo, uno dei miei preferiti è ovviamente la saga di World Heroes, che è quella che ho giocato di più sia in sala giochi sia qui a casa sul Neo Geo. Ho adorato tantissimo Double Dragon in versione fatto SNK, quindi picchiaduro d'incontri, uno di quelli che giocavo tantissimo in sala giochi quando ero piccolo. Ce ne sono stati tanti, tra questi c'è ovviamente anche Tekken. Comprai la PlayStation 1 per Tekken, giocai un sacco a Mortal Kombat 2, di là in sala giochi ho il cabinato e quindi si vede che mi piace. È un genere complicato perché me ne piacciono veramente tantissimi e non so bene dirti effettivamente qual è il mio preferito, però ce ne sono tanti. Ecco, un altro che devo dire è Killer Instinct, ma la smetto qua perché sennò vado avanti veramente per 6 ore. Ce ne sono troppi. Prossima domanda me la fa Andy White 7. E ok, dice che aspettava il FAQ. Scusate, sono sempre in ritardo con sti FAQ. Comunque, se potessi scegliere quali sono tra tutte le tre persone appartenenti al mondo videoludico che più ti piacerebbe incontrare per parlarci, confrontarti, chiedere e perché? Ok, una di queste diciamo che l'ho tecnicamente già realizzata. Volevo conoscere, per così dire, Shinji Mikami, e un paio di anni fa sono stato nel suo studio grazie ad un mio caro amico che lavora con lui alla Tango Gameworks. Oddio, dire conosciuto, è la persona con cui sono stato un po' di più, al di là di magari beccarlo a qualche fiera, scambiarsi due parole veloci e farsi firmare qualcosa. Ecco, è stata una giornata divertente, molto divertente, perché lui stesso, il signor Mikami, mi ha raccontato alcuni aneddoti interessanti, anche perché avevo portato con me alcuni oggetti. Ad esempio, mi ero portato dietro la copia di Aladdin per Super Nintendo, che è un titolo che lui aveva sviluppato, uno dei primi, e mi raccontò che c'erano stati dei casini legali per la versione giapponese, dove nell'artwork non avevano potuto includere il genio della lampada, e mi disse che lui la versione europea non l'aveva a casa in collezione. E insomma, è stato un momento divertente ed era una delle persone che volevo conoscere, insomma, il papà di Resident Evil, un po' il papà horror di tutto quello che è stato negli anni 90, in metà anni 90. È stata una bella giornata, mi sono divertito un sacco. Altri personaggi invece che mi piacerebbe conoscere, ma perché sinceramente, a parte chiedere cose che magari ho letto in interviste o che già si sanno, non saprei bene cosa chiedere. Cioè, non è che andrei a chiedere tipo a Yuzo Koshiro che pizza ti piace mangiare, ecco. Probabilmente mi farei suonare qualcosa, visto che le sue colonne sonore sono sempre fighissime, che fosse, non so, Koshiro o Suzuki, chi per esso, probabilmente mi farei suonare qualcosa, ma non saprei effettivamente cosa chiedere, mi sentirei anche un po' imbarazzato. Sicuramente in ambito musicale sono molto affascinato dalle colonne sonore dei giochi. Probabilmente andrei anche a, non so, a chiedere o a farmi ascoltare qualcosa al creatore delle colonne sonore di Silent Hill, un altro genio malato. Probabilmente sarebbe, ecco, in questo ambito. Mi piacerebbe più conoscere le persone a livello musicale e, mentre ci sono, ne approfitto per farmi suonare qualcosa, sarebbe veramente una figata. Nolle24 invece mi fa una domanda, diciamo, tecnico-collezionistica. Ciao Manu, innanzitutto complimenti per il canale, grazie mille.
Ti seguo sempre molto volentieri. Piccola curiosità, se vuoi inserire in un prossimo FAQ, eccomi. Quando compri usato, ti accontenti di qualsiasi condizione o vai sempre di mint, near mint? I tuoi giochi sono tutti completi? Se trovi un titolo raro al quale ad esempio manca il libretto, lo prendi? Continua così e grazie mille. No, le condizioni non sono una cosa che mi hanno mai interessato in questi anni. Conosco tanti collezionisti, diciamo, malati dell'aspetto fisico ed estetico degli oggetti, che li vogliono appena usciti dalla fabbrica o nuovi. Non è una cosa che mi ha mai interessato, direi la verità. Mi è sempre interessato appunto la completezza dei giochi, ovvero che siano completi di quello che venivano forniti alla vendita, quindi cartuccia, manuale, confezione, eccetera eccetera, che siano completi e giocabili, ben tenuti o anche mal tenuti, basta che siano completi. Ecco, è una cosa a cui vado sempre a vedere. E per secondo, se non sono completi, cerco sempre prima di vedere se magari il prezzo è convenevole e quello stesso libretto che manca magari riesco a trovarlo facilmente o ho la possibilità di trovarlo. Ecco, c'è diciamo un rapporto tra prezzo e reperibilità di quello che manca, però generalmente cerco sempre di prenderli completi e le condizioni non mi interessano quasi mai. Ecco. Altra domanda nel parco dei picchiaduro ad incontri me la fa Pico88, che mi fa i complimenti per il canale, grazie mille. Due domande per il FAQ. Da appassionato di picchiaduro ad incontri, come consideri i cosiddetti esports ed il mondo del competitivo online per questa categoria? E che remastered saresti curioso di giocare con l'ausilio del nuovo Unreal Engine 5? Allora, per la prima domanda, ma come li considero a livello di cosa in sé o come io mi rapporto agli esports? Perché non ho ben capito, ma in ogni caso generalmente sono una cosa positivissima, fanno incontrare un sacco di persone, fanno anche attirare molte persone a determinati giochi. Io ritengo, ho sempre ritenuto che i picchiaduro a livello professionale, insomma a livello competitivo, sono tra i titoli più difficili da imparare, perché generalmente sono quelli più complicati e che richiedono anche più ore per diventare più bravi. Tra l'altro i picchiaduro, agonisticamente parlando, sono i più difficili anche perché sono due giocatori uno contro l'altro, insomma uno vince e uno perde, non si è mai in squadra come ad esempio negli esport di COD o FIFA, che io personalmente non seguo, però è un gioco molto individuale e pertanto bisogna migliorarsi parecchio e giocare veramente tante ore per diventare molto bravo competitivamente parlando, o per diventare insomma un professionista. Sono molto belli da vedere, li guardo sempre, io non sono ovviamente a quei livelli, me la cavo ma non ci arriverò mai, ma non è quello che mi interessa fare con i picchiaduro. Per la seconda domanda, beh, i titoli sono veramente tanti per la mia risposta, però boh, i primi che mi vengono in mente sarebbe figo potersi giocare, che ne so, il primo Onimusha della Capcom o anche il primo Dino Crisis, sempre Capcom, rifatto in grafica fighissima, che remastered forse dovrei dire remake, ecco, in Unreal Engine 5. Però mi piacerebbe anche un sacco, non so, sarebbe fighissimo vedere un Virtua Cop rifatto, futuristico, con grafica spettacolare, anzi direi quasi grafica reale, alla realtà vera e propria, rifatto da giocare, wow, sarebbe una figata. Però ce ne sono veramente un sacco di titoli che secondo me meritano di essere remasterizzati o remakeati, però i primi due che mi vengono in mente sono o titoli Capcom o titoli Sega. Riccardo Pezzolati invece mi chiede, alla luce del recente oggi acquisto di Activision da parte di Microsoft, sì oramai un paio di mesi fa ma comunque ok, cosa ne pensi di Microsoft Xbox Game Studios? Compra cose, che compra, ok, che compra compagnie, ok, ci siamo. Beh, cosa ne penso? Buon per loro, alla fine queste compagnie, il loro scopo è di tirare l'acqua al loro mulino il più possibile. Sony compra Steam Studios e la stessa cosa fa l'Xbox, o Microsoft che compra Activision. È una cosa positiva, alla fine secondo me oramai al giorno d'oggi bisogna un po' averle tutte e due le console, non dovrebbe neanche esistere più la console war, perché tanto lo scopo di queste compagnie è tirare acqua al loro mulino e per pochi diciamo spicci o per un piccolo sforzo in più oramai è possibile comprarle tutte e due le console, sia Sony che Microsoft che Nintendo, ecco, aggiungiamo anche quella, cioè oramai non c'è più tanto quel discorso di una volta che i soldi erano pochi e si
doveva comprarne una e tenersi buona quella. È più probabile che se ti piacciono i videogiochi oramai le hai tutte e tre, quindi chi se ne frega di cosa comprano, perché tanto se un gioco ti interessa sicuramente lo comprerai e anche hai già la console. O hai altri modi per comprarlo, tipo quando escono sul PC o li convertiscono. Insomma, sono cose positive, però non le sto a guardare più di tanto. Prossima domanda me la fa Succo Denso. Ciao Manu, sei un grande come sempre, grazie. Ti volevo fare una domanda per il prossimo FAQ. Cosa ne pensi dei film, cartoni, anime derivati dai videogiochi? Nel corso degli anni ne sono usciti davvero tanti, tra i vari Resident Evil, Halo, Devil May Cry, MK, eccetera, eccetera. Nel caso avessi visto qualcosa di particolare, qual è il tuo preferito o quello a cui sei particolarmente affezionato? Grazie ad un abbraccio. Non particolarmente li guardo, mi piacciono sì, però non me li vado proprio a cercare. Recentemente ad esempio sto guardando, sono un po' indietro io ad esempio, ma sto guardando Castlevania, saga molto molto bella tra l'altro, è molto azzeccata per la tematica e la storia di Castlevania, molto bello. Non ho guardato Halo, ho guardato Devil May Cry quando era uscito un paio di anni fa, e in quei periodi avevo anche guardato, adesso non mi ricordo se erano una serie o i film, ma mi pare fossero dei film di Dead Space e di Dante Inferno, che erano i titoli che giocavo anche in quei periodi lì. Resident Evil non l'ho guardata e non ho guardato sinceramente molto altro, a parte qualcosa inerente a Street Fighter e a qualcosa inerente a Mortal Kombat, che però non mi era piaciuto. Non le vado a cercare, ecco, mi piacciono sì, però se non le guardo va bene anche così, ecco. E infine CD Radio 2001, che mi riempie gli occhi di gioia perché mi fa una domanda, mi fa tre domande addirittura sulla mia saga preferita, quindi benissimo. Cosa ne pensi delle persone che dicono che la saga di House of the Dead non ha una trama? Io personalmente non le sopporto quelli che dicono così, perché tutto sommato la trama ce l'ha. Non una tramona, e per carità, ecco, hai già detto tutto tu. Si prende fortemente spunto da Resident Evil, soprattutto il primo House, SNI, però cerca di andare su un'altra strada dal terzo House in poi. Sì, vabbè, la storia c'è, è una storia molto semplice, relativamente banale, insomma. Dal terzo in poi cambia strada. Diciamo che dal terzo in poi inizia poi a reintrodurre i figli dei figli o i ritorni classici storici della saga, come Goldman, che non muore mai e continua a ritornare. La trama c'è, non ha veramente niente di eccezionale. Non prende sinceramente tanto ispirazione da Resident Evil, ma più dai film che piacevano ai produttori del gioco, come Seven o Dawn of the Dead e questi tipo di film qua, o La casa di Raimi. Però sì, ha una trama, non è nulla di che, siamo sui livelli di Mario Bros, salva la principessa, però ce l'ha, diciamo, ecco, una trama ce l'ha, ecco. Proseguendo nelle domande, qual è il tuo personaggio preferito della saga? Il mio è l'agente G, ma anche Kate Green non mi dispiace. Beh, io sono sempre stato per i personaggi principali, o il personaggio principale, in questo caso è sicuramente Thomas Rogan, quindi quello del primo. Sono sempre stato attirato dai personaggi principali delle cose principali, non so, a Dragon Ball mi piace Goku, a Resident Evil mi piace Chris, a che cazzo ne so, a Street Fighter mi piace Ryu, per dirti, mi piacciono i personaggi principali, un po' tutti a dirti la verità in questa saga, anche quelli femminili come Kate Green, però il mio preferito sicuramente è quello del primo, o comunque Thomas. E poi si ritorna alla storia degli anime e dei cartoni animati e mi chiede se ti piacerebbe in futuro realizzare una serie animata su House of the Dead, più fedele ai videogiochi naturalmente. Sì, lo guarderei, non so se sarei tanto contento del risultato, perché vabbè, la storia, come ti ho detto già, ti ho risposto praticamente nel primo punto, è così e così, non è che c'è tanto da raccontare. Non vorrei che facessero delle storie come poi ha fatto Uwe Boll o chi per dopo i film di House of the Dead, il primo ed il secondo, che non c'entravano assolutamente una mazza con la saga, a parte qualche veramente raro riferimento, come ad esempio gli agenti AMS, la villa, il dottor Kurien e poco altro, ecco. Il fatto è che non c'è tanto da raccontare di questa saga, cioè la storia c'è ma è corta, o fanno dei mini serie di, non so, 1-5 puntate, per dirti, poi finisce lì, che non l'allunghino troppo. Sì, se la seguono possono ovviamente seguire i giochi, bene o male, ci potrebbe stare.
Però non lo so, non lo so, non so, ho paura che di rimanere un po' deluso dal risultato, però sicuramente lo guarderei, questo è poco ma sicuro. Ho guardato quelle merde dei film, guarderò anche quello. Ragazzi, per questo video è tutto, spero di avervi risposto in maniera esaustiva e se avete altre domande in generale sul mondo dei videogiochi, su di me o sul mio canale, le fate sempre qua sotto nei commenti e io le leggerò e le riprendo poi nel FAQ successivo. Sono lento a farli questi FAQ, ma sicuramente arriveranno. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che prendiate in considerazione l'iscrizione al mio canale. Non dimenticatevi di lasciarmi un mi piace e mi trovate anche sotto nei social, Instagram, Twitter e via dicendo. Ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ok, statemi bene. Ciao ciao!